Per partecipare alle lezioni su Google Classroom, andare sul sito di istituto icilori@casteldigodego.edu.it, spostarsi sul menu risorse e scegliere Google Classroom. Inserire il nome utente dello studente, cliccare su avanti, inserire la vostra password, cliccare su avanti, nella schermata che apparirà scegliere la classe in cui si vuole entrare, possono essercene molte o anche può essercene solamente una. Se dovete partecipare a una video lezione, troverete sulla bacheca un link, un collegamento già preparato dall'insegnante che vi sta aspettando nella stanza virtuale. Cliccate sopra questo link, verrete reindirizzati al sito di Google Meet. Acconsentite all'utilizzo del microfono e della fotocamera. Cliccando su Partecipa, entrerete nella video lezione. In basso trovate tre pulsanti al centro, uno serve per attivare e disattivare il microfono, uno serve per terminare la videochiamata, uno serve per attivare e disattivare la webcam. Sulla destra, cliccando su questo simbolo con i personaggi e un numero, trovate l'elenco dei partecipanti alla videoconferenza. Cliccando su chat avete la possibilità di scrivere in chat. In basso a destra trovate un piccolo menu che vi permette di modificare il layout, ovvero sia come vengono visualizzati i partecipanti della videoconferenza. Vi consiglio di lasciare su auto. Oppure trovate l'opzione per visualizzare a schermo intero la videoconferenza. Se attivate i sottotitoli, vi ricordo che questi funzionano bene solamente se si parla in inglese. Molto utile il comando impostazioni. Qui potrete impostare il microfono, l'altoparlante e anche la qualità video. Mi raccomando, finita la videoconferenza, disconnettetevi abbandonando la videochiamata. Ogni volta che finite di lavorare sulla classe virtuale, ricordatevi di disconnettervi.